Se Centiscorce riesce a fare almeno un Pokémon, uno o due Pokémon, poi dipende quanti ne ha, per me ne ha 4. Tanto ormai siamo arrivati ai livelli di 4 Pokémon barra 5 a testa. Se Centiscorce riesce, con quella vita che ha, che ne ha poca, siamo a cavallo. Sono Poppy, la capolavestra di questo stadio, forse non avrei dovuto presentarmi prima, è che alla metà non ho più pazienza per i convenevoli. Beh, meglio tardi che mai, dal mio posto di osservazione privilegiato potrò osservare le tue reazioni e le domande. Tranne l'ultima, vabbè. Ti aspetta l'ultimo esame. Affrontare la prima donna della compagnia. Cioè me. Scusa, Fabia? Ma che cacchio era? Una donna, Fabia. Vediamo se tutti i tuoi compagni d'avventura siete all'altezza del vostro ruolo. Ma anche Azzurra era. No, ma non ha senso allora. La prima donna della compagnia. La compagnia dell'anello, cos'è che sei? Ma da dove sbuchi? Prima donna della compagnia. Vabbè, mi interessa, raga. Weezing! Oh, bello! Bello lui! Cos'è che è? Veleno folletto. Bello lui. Cerchiamo di. Cerchiamo di reggere. Anche se non so come. Veleno folletto. Potrebbe servirmi psico, che non ci abbiamo. Potrebbe essere tosto, veleno folletto. Anche perché. No! Sì, è veleno folletto. Fango. Ma veleno forse non ci fa molto, vero? Ma fuck man! Domanda, sai come si chiama? Sai come mi chiama la gente? Ma fuck! Come fanno a chiamarti fatto? Dai! Ma che cacchio! Ma uffa! E vabbè. Fata! Ma da dove esce? La gente si droga comunque. Fatelo dire, la gente si droga. Azione, buono. Buono, azione posso prenderlo. Però adesso mi serve da potenziarmi a manetta. Soprattutto col fatto che mi abbia diminuito la velocità. E poi gli andiamo di rotafuoco. È l'unico che posso fare. Anche perché è al 36 adesso che guardo. Dai. Ah, non è vero. Con lui si va di acciaio. Porca di quella vacca. Brutto colpo devi farmi te. C'è l'unico. Madonna sono. Bravo Centiscorce. Ci hai provato. Va benissimo. L'unico che non doveva fare, oh. Mi serve. Mi serve un acciaio. Che è lui. Se no non abbiamo altri modi. Potrei andarci di cosa, ma non gli faccio niente. Proviamo con Meoni. Spero non scenda troppo perché la bacca cedro che gli ho dato mi serve per dopo. Qual è il mio colore preferito? Oddio. Ti prego. Ok. Un bel viola intenso. Il colore più bello che ci sia. Ho tirato a indovinare. Poteva essere anche il rosa, effettivamente. Allora, mi fai. Un ferroartigli. Non lo butti giù. Non lo butta giù. Buono che non gli fa niente. Perché poi ho visto c'ha anche azione. Quindi con anche azione non mi fa un cacchio. Ok. Però non mi ha aumentato. Vabbè. Riproviamo. Mentre di fatto non mi fa niente. L'importante è che non scenda troppo. Perché appunto mi usa la bacca dopo. Ce la fai? Good. Brutto colpo? No. Ok. Boh, è calato un po' troppo velocemente. Allora, uno in meno. Oh, non sale comunque. Ce la fa. Meoni 33. Buono. Morgrem 33. Buono. Simon non mi interessa. Mawile. Mawile. Acciaio folletto. Vediamo Morgrem se riesce a tenere botta un attimo. Devo entrare con Centiscorce. Devo entrare con Centiscorce e fargli dei ruotafuoco. Poi adesso che c'ha il. Devo rianimarlo, ovviamente. Adesso che c'ha la velocità riassestata dovrebbe anche attaccare veloce. Prepotenza, vabbè, chi se ne frega. Non mi fa danno, vero? Non troppo. Ok. Bravissimo lui, che mi piace un sacco. Domanda. Secondo te quanti anni ho? Ma che cacchio di domande di merda? 16 anni? 16 anni? Aiuto! Aiuto! La risposta esatta per la. Non è vero.
Sei un infame, sei. Sei un infame, vergognati. Barona! Barona! E io che vado a fare anche il serio in ste cose. Ma guarda te. Ma dovevo già capirlo dall'omelette di prima. Avrei già dovuto capirlo. Non dovevo ascoltare le cose. Non è una cosa seria questa. Non è seria per niente. Ti prego, falli un sacco. Niente. Va bene, Centiscor ci hai provato. Mi dispiace, però forse è meglio tornare a Morgrem. E bene o male mi fa degli attacchi del genere. Ma sì, ma anche se c'ha la precisione mi fa schifo contro i Mawile. Ma uffa! Battaglia. Questa battaglia andrà per le lunghe, ve lo dico io. Adesso recupera. E certo. Bello perché critta manetta anche lui. Che non so se ha un qualcosa di particolare addosso. Però critta fisso. E peccato che sia morto perché lui mi serve da evolvere. Vabbè, riproviamo con Centiscorch. È ritornato in vita dal mondo dei morti. Dai, bello. Siamo di nuovo noi. E io continuo. Devo boostarlo. Il problema è che palle, c'ha quella sorbi bacio che lo fa tornare in quadro. Non gli tolgo niente perché ormai si è boostato con un ferro scudo. E io che ce faccio, mo? Busto ancora. Vediamo dopo chi c'ha. Anche perché folletto che possa avere. Boh. Anche, a me lei sembrava tipo buio poi. Non so perché. Però poteva essere benissimo di tipo buio. Dai, Centiscorch. Dai, Centiscorch. C'è un attacco boostato. Fagli un bel po' di danni. Va bene. Peccato che un bel brutto colpo lì non ci sarebbe stato male. Morto. Why you do this to my Centiscorch? Sobol, vendica lì. So che puoi farlo. So che puoi farlo. Dai. È tuo. È tuo. Yes. Buono. Uno in meno. Cioè, due. Ne abbiamo uccisi solo due, raga. Ne abbiamo uccisi solo due. E de devo tenermi per coso? Devo tenermi per l'ultimo. Togekiss. Ma porca vacca. Gran problema. Ci provo. Cioè è l'unico. Perché non ho neanche Bolt con me. Ci proviamo con Meo. E a sto punto proviamo ad anamaxizzare. E vediamo. In teoria Meo non diventa quello grosso. Tanto ne ha ancora due, no? A lei manca questo e l'ultimo. Aspetta. Aspetta, dynamaxizziamo o ci pompiamo? Perché non lo so. Attacco e precisione può aumentare l'attacco. Tanto a dynamaxizzarlo, poi lo shottiamo quel robo. Io proverei a fare una roba del genere. Tanto non mi aumenta la roba se. Porca miseria! Non è molto efficace un cacchio, non è molto efficace. Mortacci tua, mortacci. No! No, non va bene. Non va bene. Non va bene. Dynamaxizzo. Non va bene, raga. Porca di quella vacca. Perché? Perché Meo? Berserker? Perché mi fai ciò? Ah no, che poi è la Gigamax che cambia aspetto. La Dynamax non fa un cacchio. C'è la Gigamax che fa quel Meo col collo lungo, no? È ancora più. Porca vacca. Hai rotto, Togekiss. Mandalo a casa. Mandalo a casa. Bravo! Bravo! Oh! E adesso andiamo con l'ultimo. Ops. Spacchetto. E adesso andiamo con l'ultimo. Meo, mi raccomando. Bravo. E Simon sale. Bello che Simon sale, ma non mi serve niente. Riposo! Sei uno zigzag, non ti serve niente riposo. Pussa via. Ah!
al crimi. L'ho già sentito il crimi. Continuo fino alla fine. Aspetta, sembra che il tè che ho preparato stamani stia iniziando a fare effetto. Ah, si sta addormentando. Ah, ok, quella con più tipi. E tanto dynamaxizza anche questa. Non reggo. Non reggo, la gigamaxizza? Che fa? Cosa fai? Te la fai tirarla, signora? Sì, te l'ha fatta. La gigamaxizzata, ma è una torta? Ma quella è una torta di compleanno? È una torta, raga. È più veloce per forza. Vedo un po' corto di rosa, ma non preoccupatevi, ci pensiamo noi. Giga gran finale. Devo rianimarlo. Porca vacca. Oh, ma è sempre così comunque, eh? Cioè, ste palestre mi fanno sempre sto pezzo. Ma che tipo è poi questo? Perché mi sembra erba? Al crimi? Che tipo è? Tipo panna? Può essere? Esiste il tipo panna? Proviamo a rivitalizzarci. L'abbiamo il rivitalizzante max? No. Vediamo queste però. Dai, andiamo di cosa normale. Fammi capire che tipo è sto al crimi. Perché per ora... Allora, per ora ha fatto solo folletto. Erba folletto può venirmi in mente. Non l'ha quasi shottata. Siamo più veloci di lui, vero? Proviamo a vedere se è erba. No. Non è erba. Folletto. Effettivamente il tipo panna non c'è. E fin lì ci siamo. Cacchio, ma recupera pure? Ah, vabbè, ma allora sei infame. Ma sei infame. Vai Simmons, sacrificati per la patria e lotta. Ce la puoi fare. Noi crediamo in te. Ah no, ho sbagliato i calcoli. Pensavo fosse un turno indietro ancora. Leccata. Vai Simmons, è tutto tuo. Se resiste a un attacco completamente esploso. Come non detto. E vabbè. Allora adesso è tornato normale. Ci proviamo. Me ne mancano due, raga. C'ho solo Meo e Sobol. Che non so cosa possa fare Sobol, però. Ti prego. Per favore. Me lo confonde. Yes! Sempre alla fine. Sempre così. Sempre al photo finish, ma alla fine di queste battaglie. Mamma mia. E gli ho partito il bastone. Oh, ciao signora. Soffrite ancora di una terribile carenza di rosa, ma siete comunque... Siete una squadra davvero in gamba. E mo come fa a camminare senza bastone questo amore? Oh, allegria. Alleluia, ce l'abbiamo fatta. Corviknight. Per forza. Yes! Ci avevo visto giusto. Corviknight. Che tipo diventa? Acciaio. Volante acciaio. Volante acciaio, questo vuol dire che se mi impara mosse acciaio, a parte che posso togliere cosa? Ah, l'acciaio! Bello! Bello l'acciaio, al posto di spennata. Voglio tenerlo buio. Voglio tenerlo buio. Ci abbiamo per forbecco, che va bene. Tracotanza va bene. Ui, pure. Pure lui. Good. Anche se sono tutti morti. Questi stanno evolvendo, ma sono morti in realtà. Ok, line 1. E altri? Basta, no, era l'ultimo lui. Buio normale. Sì, ma buio normale è troppo debole, raga.
Notte sferza. Buio normale, raga, non serve mai nella vita. Notte sferza per... Dai, sì, togli questo. Cioè, no. Però sono contento. Sono contento, ce l'abbiamo fatta. Voglio capire Meoni e se evolve ancora. Niente male, tuttavia sono spiace di comunicarti che non hai passato il provino. Non demoralizzati però, è realmente una questione di gusti. Dovrò cercare qualcun altro che possa assumere il ruolo di capolestra mia invece. Guarda, per fortuna, grazie. È oggettivamente un certo allenatoruccio semplicemente incantevole. Beh, che dire, il provino forse non è andato come speravi, ma la medaglia folletto non te la toglie nessuno. Vuoi Beat? No, Beat c'ha lì Psico. C'entra niente. Devo capire Alcrimi. Alcrimi è quello con più versioni, vero? Che c'ha un sacco di versioni Alcrimi. Sai che ti dico? Toh! Una bella MT al bacio in ricordo di questa magnifica sfida. Magica sfida. Assorbi bacio. Va bene. Grazie. È un regalo per te, vedrai come ti starà. Sembrerai un bonbon. Divisa folletto. E basta. Fa bene andare via. Non è giusto spegnere i riflettori su qualcuno solo perché è avanti con gli anni, ma è anche vero che i veterani devono imparare a restare dietro le quinte, cedendo il palco ai giovani. Sì, è giusto. Sei andato su così genere la signora che ti ha regalato un MT, la prossima tappa Chichester. Chichester che è quella di là. Che però non mi ricordo che tipo era, ghiaccio? Può essere ghiaccio? Che volendo abbiamo Centiscorch, proprio lì, e lui sta palpitando di andare là. Abbiamo ghiaccio. Abbiamo l'acciaio adesso. E là. Magari posso buttare via Meoni. Quasi quasi. Sto andando a Knuckleburg. Ti va di accompagnarmi? Devo tornarci comunque, visto che è lì. Visto che è lì che si trova il prossimo capopalestra. Dove? Su, andiamo allora. A Knuckleburg si trova il prossimo capopalestra. Non era Chichester? Eccoci arrivati a Knuckles. Polverosa come sempre. Immagino però che alcuni pochi si trovano bene in ambienti simili. Ok. E basta? Cioè, mi ha fatto solo venire qua. Allora, la squadra sta prendendo un po' forma. Per esempio, cioè, in realtà solo loro tre. E poi basta. Non abbiamo Pokémon. Raga, non abbiamo Pokémon. Mi preoccupa sta cosa. Allora, Meoni lo butto via. Cioè, Meoni lo metto nel box. Morgrem giusto per farlo evolvere. Simmons giusto per farlo evolvere. Ma non abbiamo Pokémon. Posso mettere Yamask. Yamask lo terrei in realtà perché è terra spettro. È vero. Avevano detto che forse lo tenevamo. E quasi quasi. E ora che inizio a farlo livellare un po'. Simmons appunto lo tengo per farlo evolvere. Ragazzi, dobbiamo andare a catturare qualche Pokémon. Perché qua stiamo messi male. Nel senso che non c'abbiamo né gente da mandare a lavorare, cosa che potrebbe essere utile effettivamente, né altro. Ah, tra l'altro, aspetta, fermi un attimo. Mi avete detto che ricevi il bollettino delle terre selvagge? No, 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 grazie. Ricevi un dono segreto? Raga, mi avete detto che c'era il codice da ritirare. C'era un codice. Ecco, fermi. Un Meo speciale che può gigamaxizzarsi. È nella copertina del coso del gioco. Proviamo a farlo tramite internet. In teoria. E dovrebbe essere tipo il Meo di Kanto. Che gigamaxizza. Forse che è quello con. È quello che diventa il collo lungo, diciamo. Fammi vedere se ce l'abbiamo. Meo, Pokémon Gigamax. E cosa. Cosa succede? È dentro il pacco. Povero Meo, me l'avete scassato a forza di farlo cadere lì così. Come faccio a gigamaxizzarlo? Scusate. Se c'è un qualcosa scritto? Meo, livello 5. No. C'è scritto niente. Ah, aspetta. Forse il simbolo sopra? Sì. Vedi che c'è il simbolo di una croce. Potrebbe essere quello. Comunque, ragazzi, per oggi credo che possa bastare qua. Abbiamo sfidato l'ennesima capopalestra. Adesso siamo venuti qua a Knucklesburg e ci hanno detto la prossima palestra è qua. E non capisco quale. C'è Beat.
Io volevo terminare. Perché sono andato avanti? Non lo so. Ciao. Che c'è? Ti diverti a guardarmi ora che non sono più uno sfida palestre? Si vede che non è nulla di meglio da fare. In effetti no. Immagino ora che non devi più vedertela col mio genio né hai di tempo da buttare. Stammi bene a sentire ora. Io non mi do per vinto, che sia ben chiaro. Diventerò il nuovo campione di gallery e conquisterò la fiducia del presidente. Andrò da lui e gli chiederò di lasciarmi partecipare alla sfida delle palestre. E va bene. Sì, anche lei. Ah, è quel ragazzo. Quello che vuoi far diventare. Perché è rosa? Come allenatore mi va proprio a genio. Più rosa di così non si può. È perfetto, retto e contorto allo stesso tempo. La personalità sfaccettate mi piacciono. Cosa? Bene, è ora di affrontare la missione della mia palestra, ragazzo! Ma che. Rosa! 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 Oh mio Dio, raga, ma è inquietante. È inquietantissimo. Complimenti. No, raga, è inquietantissimo. Io credo di non aver mai giocato a un gioco horror così brutto. Così pauroso. Ma tu sei Poppy, si può sapere cosa ti hai preso? Dimmi la verità, non ti senti tradito da quelle olive che prima ti usa per accumulare le 10 stelle e poi ti getta come se niente fosse? Vieni con me, potrei avere qualcosa di interessante da farti fare. Anche se ovviamente dipende tutto dal tuo impegno. Vuoi mettermi alla prova? Eh sì, potrei sfruttare la tua lunga esperienza per apprendere qualcosa in più sulle 10 stelle. Noi andiamo allora, tu prosegui pure per Chichester, sai dov'è il percorso 7, no? Raga, è stato inquietantissimo, scusate. Ho avuto paura. Va bene, comunque Chichester, so dov'è. Infatti volevo giusto capire se c'era qualcosa da fare oppure no, comunque dall'altra parte. Perché altrimenti io ho tipo un salto alle terre selvagge. Giusto per catturare qualcosina, magari, dico. Potrebbe servire, eh? Anche allenare due Pokémon. Tanto ora non evolvono più, quindi potrebbe essere il momento giusto per allenarli senza preoccupazioni. Giusto Morgrem e loro potrebbero evolvere, però. In ogni caso, ragazzi, per questo momento io termino qua l'episodio. Noi ci vediamo alla prossima parte, sempre su Pokémon Spada. Qui da Landulf è tutto. Ciao a tutti.